Ah sì, stiamo purtroppo invertendo la tendenza rispetto alle prime partite nelle quali facevamo fatica all'inizio, ma giocavamo una pallacanestro molto efficace alla fine che ci ha consentito poi di ottenere le due vittorie in volata con Cantù e con Cento. Adesso giochiamo delle prime parti straordinariamente positive, vedi i primi 30 minuti di Bologna e vedi i primi 25 di questa partita, credo che adesso fossimo più 25 o qualcosa del genere come massimo vantaggio. E dopodiché abbiamo invece in questa inversione di tendenza, è già la seconda volta che perdiamo il ritmo, ci smarriamo completamente sotto il profilo dell'esecuzione e dell'intensità di esecuzione di tutto quello che fino a quel momento ci aveva portato a, onestamente, oggi non me ne vogliano gli amici di Piacenza a dominare la partita fino a quel momento lì. È chiaro che poi si giocano 40 minuti e nessuna squadra di questo campionato accetterà mai di essere così un po' strattonata e malmenata per tutta una partita. Tutte le squadre, e Piacenza l'ha fatto con Rimini, l'ha fatto con anche in precedenza in questo campionato, ha la capacità di recuperare e di arrivare in volata giocandosi i possessi per vincere. Oggi, per fortuna, i possessi per vincere siamo stati almeno capaci di non concedergli mai, però questo errore che stiamo commettendo, che abbiamo commesso in queste due ultime partite, deve essere assolutamente bloccato nella sua reiterazione, perché poi capita che mica tutte riesci a portarle comunque a casa, e quell'equilibrio che c'è, sciupare una partita nella quale avevamo costruito un vantaggio per un finale di gara scellerato, potrebbe essere una colpa grave della quale cercheremo e vorremmo non macchiarci. Volevo fare un paio di considerazioni. La prima, che peraltro ho fatto anche nella corsa lì, ho detto di essere d'accordo, che nel primo quarto, quelli che io chiamo i due ibridi di Urzimovic, penso sia l'unica squadra che in quintetto due giocatori ibridi come Costi, come Guariglia, ha fatto molto male a Piacenza, perché appunto gli ha costretti a fare delle scelte, la coperta non era mai sufficientemente lunga da una parte. L'altra considerazione invece, e volevo spezzare una lancia a suo favore, ci sta che l'allenatore dica che questi cali di tensione non sono ammissibili, però penso che le tante partite ravvicinate e poi anche la necessità, in vista di un campionato lungo, di chiamare in causa tutti, cioè tutti devono essere utili, soprattutto in vista di quando le partite peseranno ancora di più, e quindi ci sta che magari anche qualche alchimia a livello di quintetto, quindi forse anche quella è un pochettino la spiegazione, perlomeno di questa partita. Sì, allora beh, comincio dalla prima parte. Sono sicuramente d'accordo, nel senso che noi abbiamo, proprio in virtù di questi ibridi, ma anche un po' di alcune scelte di sistema di gioco, cerchiamo ovviamente di sfalsare, no, un po', o di obbligare gli avversari a delle scelte di accoppiamenti piuttosto che di scelte difensive diverse. E chiaramente quando questo ci riesce traiamo innegabili vantaggi, come è stato nella prima parte che lei ha citato. E posso essere anche d'accordo con la seconda considerazione, perché è ovvio che anche noi, ai primi fastidi di Pepe, abbiamo deciso di non utilizzarlo più perché fra 3 giorni si gioca. Abbiamo cercato di risparmiare un po' i giocatori che sono stati utilizzati maggiormente, quindi un po' più usurati in questo periodo, considerato il vantaggio, e ci sta che in queste rotazioni si possa non trovare il giusto equilibrio e si possa perdere un po' di vista il ritmo del gioco. Però, proprio perché io invece ho una straordinaria stima di tutti i giocatori che compongono ho la pretesa da parte loro che queste cose non accadano, perché mi aspetto da tutti il massimo della determinazione in qualsiasi momento. Cioè, posso capire il momento in cui magari c'è un attimo di smarrimento o perdiamo un attimo l'equilibrio e perdiamo 4 punti, 5 punti, poi ritorniamo lì, poi ce la giochiamo, magari non vinciamo di 25, vinciamo di 18, faccio per dire. Pretendo che non rischiamo di compromettere una partita, anche perché
cali, magari che per necessità di cambio di quant'altro in altre partite dovessero verificarsi, potrebbero essere più dannosi. Quindi è proprio un allenamento mentale sul quale ancora siamo un pochino indietro e dobbiamo lavorare, a essere abituati per 1 minuto o per 40 minuti ad essere massimali e ad essere nel sistema. Quindi questa è una sorta di esortazione. Io ho massima comprensione di quello che lei dice e, negando di averlo detto, sono anche d'accordo. Però noi dobbiamo alzare l'asticella di quello che chiediamo a noi stessi e quindi non possiamo accettare che sia normale che accada.